Perché dite che questo disegno di legge non aiuta i... Perché dite che questo disegno di legge non aiuta gli agricoltori? Ma perché è tardivo, è stato emanato addirittura dal governo Letta nel gennaio 2014, era un collegato all'allora legge di stabilità. Per Letta rappresentava delle priorità per il sostegno al comparto agricolo in previsione di Expo. Con il subentro del governo Renzi queste priorità sono venute meno. Per esempio il Made in Italy, la necessità di porre il contrasto alla contraffazione, all'Italian Sounding che costa al mercato italiano 60 miliardi, non sono più una priorità e difatti il Premier Renzi ha demolito il corpo forestale dello Stato e addirittura depenalizzato il reato della contraffazione. Non è più una priorità la competitività e infatti le imprese, anziché essere sostenute, sono state martellate da nuove tasse, non solo l'IMU agricola, ma anche per esempio la TASI e l'IMU sui fabbricati rurali, strumentali e abitativi, e anche sulla riorganizzazione degli enti controllati dal Ministero dell'Agricoltura per fare della spending review. Renzi preferisce risanare i bilanci disastrati delle casse dello Stato tagliando indiscriminatamente e linearmente i bilanci di comuni, province e regioni. Insomma, è una barzelletta imbarazzante approvare, dopo che è iniziato l'Expo e solamente in prima lettura, un disegno di legge collegato ambientale che avrebbe dovuto invece sostenere appunto il comparto agricolo. È per questo motivo che noi abbiamo stigmatizzato questo comportamento che dimostra che per Renzi e il suo governo l'agricoltura sta all'ultimo posto dei propri pensieri.